Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Parola del Signore. Bene, ringraziamo il Signore e eleviamo subito la nostra preghiera perché lo Spirito Santo scenda con potenza su di noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Maniamo ancora qualche istante ricordando le parole che il Signore ci ha detto in questa Santa Messa. Ringraziamo carissimi la Trinità Santissima, vedete che abbiamo iniziato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e finiremo con la benedizione sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E tutte le preghiere
in questa Santa Messa sono tutte preghiere elevate al Padre per Cristo e lo Spirito Santo, soprattutto la preghiera eucaristica. E tutta la creazione, vedete, tutta la creazione di cui parlano queste letture, vedete, è tutta opera della Trinità. Ci parla innanzitutto della Trinità e la Trinità ci parla attraverso tutto, perché la Trinità ci parla attraverso le letture, ma la Trinità ci parla, notate bene, anche attraverso la creazione, La creazione, e siamo aperti a Dio, ci parla tutta della Santissima Trinità. E la Trinità ci parla proprio attraverso la creazione. E vedete, la Trinità ci parla innanzitutto della Trinità stessa e ci fa capire che da noi stessi siamo ciechi, Vi ricordate il cieco di Gerico, Bartimeo? Tenete ben presente quella figura e vedete, dobbiamo avere proprio questa figura sempre in certo modo davanti ai nostri occhi spirituali, perché vedete, noi siamo così, siamo ciechi, da noi stessi non vediamo, da noi stessi appunto siamo ciechi, non vediamo Dio, non vediamo la realtà più reale. E allora, vedete, il Signore ci chiama in questo mondo a fidarci di Lui per poter vedere, non in questo mondo, Dio non ci fa vedere in pienezza in questo mondo, ma in questo mondo ci chiama a credere. E la fede è un inizio di visione, ma non è la visione piena. Invece noi contempleremo e vedremo in cielo, ma in questo mondo dobbiamo credere. Ecco, la fede, cari fratelli, ricordiamoci appunto che siamo in tempi di grande incredulità, nei quali il demonio è scatenato, Il demonio è scatenato proprio per allontanare le persone dalla vera fede. E guardate che il messaggio di Cristo è un messaggio di verità, Non semplicemente di aiuto degli altri. È un messaggio di verità. Avete sentito Gesù come dice qui nel Vangelo di oggi? Che bellissimo, sono parole veramente importantissime e illuminanti. Sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Vedete che noi cristiani abbiamo questa missione fondamentale, cioè di portare la verità di Dio. E allora capite che quando può capitare che ci siano anche pastori, uomini della Chiesa, che non dicono la verità, fanno un'opera deleteria a livello fondamentale. La Chiesa non è un'agenzia di filantropia, ricordatevelo bene, La Chiesa porta la verità di Dio per la salvezza degli uomini, Ricordiamocelo bene, non per così, per appunto un vogliamoci bene vago. Perché se si perde la verità fondamentale, cari fratelli, ce ne andiamo all'inferno. Ricordatevelo bene, Per questo dobbiamo impegnarci perché tutti, dal Papa al sacerdote, a tutti i cristiani, ribadiscano la verità che salva, se no tutto il resto diventa un nulla. Ricordatevelo bene. Vedete Gesù come dice: non sono venuto a portare l'unità, tutte queste storie che ci piacerebbero a noi, la pace, eccetera, eccetera. Gesù è venuto a portare la verità, ed è venuto a portare, lo dice lui stesso, la spada. Perché? Perché la verità dà fastidio, cari fratelli. La verità è scomoda e tanta gente non la vuole prendere, la verità. E tante volte è facile, appunto, diciamo, inchinarsi davanti al mondo. Ecco perché, cari fratelli, il Signore ci ha detto queste parole oggi, La fede è accoglienza della verità. Se non si accoglie questa verità nella fede, non ci salviamo. Ecco perché noi dobbiamo essere tutti molto attenti a ribadire la verità, a stare attenti che la verità sia ribadita, perché la verità è la via di salvezza. Ecco perché, cari fratelli, bisogna tenerci alla fede, perché altrimenti, cari fratelli, ci danniamo ridendo, amandoci, eccetera, eccetera, ce ne andiamo tutti all'inferno. Ricordatevelo bene. La salvezza non è un vago amore, è nella carità che è nella verità. Senza verità non c'è carità.
ricordatevelo bene questo, cari fratelli, perché a volte è facile dire no, ma perché non fai questo, perché non fai quell'altro, ma perché appunto non esamini invece tu quello che bisogna fare più a fondo. Quando appunto in questi nostri tempi vediamo tante cose appunto che richiedono attenzione e somma, attenzione e somma, la gente in tanti casi è confusa, capite? La gente è confusa in questi tempi, in questi ultimi anni, c'è una confusione satanica, inutile che ci nascondiamo, satanica, satanica, il demonio, sappiate, attacca prima di tutto la fede, con i dubbi e le storie, le confusioni, eccetera. E noi dobbiamo invece pregare ed essere forti nella fede, perché lì è la nostra vittoria su Satana. Sappiatelo bene questo, E là, vedete, il Signore ci chiama ad avere una fede ardente, non una fede così vaga. Dobbiamo avere fede, dobbiamo pregare, dobbiamo meditare, dobbiamo approfondirci nella conoscenza della fede. E ripeto, il Signore ci vuole donare una fede ardente. Vedete, l'altro giorno diceva il libro dell'Apocalisse: conosco le tue opere, tu non sei né freddo e né caldo. Magari tu fossi o freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, cioè non sei né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla bocca. Vedete, Dio non ci vuole tiepidi, sappiatelo bene questo, Dio non ci vuole tiepidi, Dio ci vuole ardenti. Ricordatevelo bene, il profeta Elia diceva: sono pieno di zelo per il Signore. Il profeta Elia, vedete, dice delle cose che anche noi dobbiamo dire. Ricordatevelo, il Signore ci chiama ad essere zelanti. San Paolo dice: non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito. Vedete, Dio ci vuole donare questo zelo ardente, vuole liberarci da ogni tiepidezza, da ogni freddezza interiore. La parola di Dio è un fuoco, ricordiamocelo bene. Noi tante volte, quando ci mettiamo davanti alle parole del Signore, andiamo appresso a molte cose e poi tante volte ci troviamo freddi. Invece dobbiamo ricordarci innanzitutto questo: la parola di Dio è parola che viene dal fuoco. È un fuoco che vuole appunto comunicarci il fuoco di Dio. Ovviamente, guardate, il demonio lavora molto proprio per deviarci dalla fede, ma anche per renderci tiepidi, Tante volte neppure noi lo sappiamo, no? Tante volte non ci ricordiamo che il Signore ci chiama a non essere tiepidi, Vogliamo essere tiepidi perché è più comodo essere cristiani tiepidi che cristiani ferventi, perché per essere cristiani ferventi dobbiamo stare vicino al Signore, dobbiamo pregare molto, dobbiamo ascoltare la sua parola intensamente, non ci dobbiamo distrarre, Ma il Signore ci vuole rendere ferventi, Ci vuole rendere ferventi. E in questa festa di Cristo Re, vedete, il Signore ci vuole donare in particolare una cosa che ci viene indicata da una colletta di questo giorno, cioè Dio ci vuole donare di servirlo con ardente carità. Nella preghiera colletta di oggi, in una delle preghiere collette, quella proprio dell'anno B, si dice: o Dio, fonte di ogni paternità, che hai mandato il tuo figlio per farci partecipi del suo sacerdozio regale, illumina il nostro spirito perché comprendiamo che servire è regnare, e con la vita donata ai fratelli confessiamo la nostra fedeltà al Cristo, primogenito dei morti e dominatore di tutti i potenti della terra. Ecco, in questo testo possiamo notare in particolare che servire Cristo è regnare, ma Dio, che fuoco, ci vuole donare di servire Cristo, di servire Dio con fervore. Dio ci vuole donare di vincere tutte le tentazioni che non ci vogliono far servire Dio, ma ci spingono ad essere serviti. Da noi stessi vogliamo essere tutti serviti, Perché siamo, da noi stessi, siamo profondamente peccatori, ma Dio appunto è Lui che ci rende santi. E Dio invece ci vuole donare appunto di servire secondo il servizio di Cristo Re.
Egli che appunto è re ha manifestato la sua regalità nel servizio per eccellenza, il servizio per cui in totale sottomissione al Padre si è fatto strumento per la nostra salvezza, il servizio per cui ci ha redenti, il servizio per cui ha patito per noi ed è entrato nella gloria. Il Vangelo di oggi è una straordinaria luce proprio riguardo al vero servizio. Il re vero, che è Cristo, è il vero servo, servo di Dio, servo di amore per amore, servo pieno del fuoco di Dio. Allora, dice il Vangelo di oggi, Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità». Vedete, è un servizio nella verità, è un servizio che testimonianza la verità. E i profeti sono quelli che ribadiscono la verità. Ricordiamocelo bene, eh? Tante volte sono attaccati i profeti. La storia della Chiesa, la storia biblica ci fa capire come i profeti in tanti casi sono attaccati. Perché i profeti ribadiscono la verità fondamentale, eh? La verità fondamentale che viene da Dio e nella quale ci salviamo, la verità scomoda. Ecco, ricordate che sulla croce di Cristo fu porta una scritta: questi è il re dei giudei. Vedete, il Vangelo di Giovanni soprattutto fa emergere questa verità sconvolgente: il re dell'universo, il re viene crocifisso dagli uomini. Il re serve, eh? Vedete, l'Apocalisse ha delle parole illuminanti in questa linea, proprio nella seconda lettura di oggi. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Vedete, con il suo servizio nella verità, nella verità, perché Cristo è verità, non si può sganciare Cristo dalla verità. Attenzione, che tante volte noi parliamo di Cristo amore, 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 la verità mettiamo da parte, non si può sganciare la verità dell'amore, se no è un falso amore quello lì, Appunto, con il servizio di Cristo, appunto, nella verità e quindi nella vera carità, che cosa ha fatto Cristo? Cristo ha fatto di noi un regno, anzi, di più in certo modo. Cristo ci ha reso re con Lui. Pensate un po', siamo re con Cristo. Il battesimo rende il cristiano re profeta, notate bene, profeta, quindi annunciatore della verità, e sacerdote. Ogni cristiano è re, profeta e sacerdote, notate bene. E l'Eucarestia che cosa fa? Ci trasforma in Cristo, appunto perché possiamo, pieni del fuoco di Dio come Cristo, essere servi di Dio, essere manifestazione della verità di Dio per la nostra salvezza e per la salvezza del mondo intero. Vedete, ringraziamo il Signore che ci ha dato queste indicazioni e che vuole realizzare queste meraviglie in noi, in particolare in questa messa. Allora vi invito a invocare con forza lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo entri in noi e ci renda in Cristo veri servi di Dio, servi della verità, testimoni della verità, annunciatori della verità, manifestazione della verità onnipotente che è Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in